Quali sono le nuove stagioni imperdibili di questo autunno 2019? Oggi vi dico le 5 che a mio parere non potete proprio perdervi. Ciao ragazzi, oggi si parla sul canale di anime stagionali e precisamente di sequel stagionali, mentre nei prossimi giorni andremo a parlare di anime nuovi che usciranno in autunno. Quindi fin da subito vi invito a rimanere sintonizzati sul canale e a supportarmi con un bel mi piace. Cerchiamo di superare almeno i 900 per questa serie che ritorna dopo uno stop di una stagione, ovvero quella estiva. Mi raccomando ragazzi, confido come sempre in voi sotto con i mi piace. Non mi dilungo quindi oltre, iniziamo subito. Onestamente sto aspettando praticamente allo stesso modo tutti e cinque quelli di oggi. Partiamo però con quello che probabilmente è il più acclamato da tutti. Sto parlando della quarta stagione di My Hero Academia. Midoriya sta continuando il suo percorso per diventare l'eroe numero uno al mondo e proseguire il percorso lasciato da All Might. In questa stagione vedremo delle battaglie letteralmente mozzafiato e con un livello psicologico ed emotivo veramente assurdo. Spero personalmente di rivedere una battaglia animata come quella che venne animata nella terza stagione tra Bakugo e Midoriya. E se avete letto il manga sapete benissimo a quale io stia facendo riferimento. Probabilmente una delle più belle di tutto My Hero Academia. Inoltre finalmente vedremo un qualcosa che tutti stiamo aspettando fin dal primo momento in cui abbiamo visto il nostro Midoriya. Ovviamente però non sono qui per spoilerarvelo. Boku no Hero Academia, uno degli anime più discussi degli ultimi anni, più rinomati degli ultimi anni e che sicuramente anche questo autunno farà parlare di sé. Passiamo ora alla terza stagione di Nanatsu no Taizai. Devo dire di essere curiosissimo, ma non tanto per la storia, in quanto avendo letto il manga so già cosa tratterà questo arco narrativo. Sono curioso piuttosto di vedere lo studio di animazione nuovo dietro l'opera, precisamente lo studio Din. Ora, all'annuncio del cambio non tutti sono stati contenti del nuovo studio. Io stesso mi sono chiesto se le animazioni saranno al medesimo livello delle precedenti stagioni. Dai trailer in realtà sembra che non ci sia quasi nulla di cui preoccuparsi. Ovviamente si notano già dei cambiamenti rispetto al vecchio stile, ma anche questo non sembra male. Almeno, ripeto e sottolineo, dai trailer. L'ultima stagione ci ha lasciato in un punto di hype completa. Meliodas che ci mostra dei poteri mai manifestati fino a quel momento e una personalità che sembra totalmente diversa da quella che abbiamo sempre visto. Quale sarà la vera storia dietro il capitano dei sette peccati capitali? Lo scopriremo presto, molto presto. La terza stagione di Nanatsu no Taizai, assolutamente qualcosa di imperdibile questo autunno. Se non avete mai visto l'opera in questione, beh, recuperatela subito. Ah, il carissimo Sword Art Online. In autunno vedremo la seconda parte di Alicization, ovvero War of Underworld. Senza ombra di dubbio Alicization ha alzato il livello dell'anime in generale, per quanto alcuni errori passati siano molto difficili da eliminare, considerando che i personaggi, almeno quelli principali, ormai sono caratterizzati in quel modo. Comunque con l'arrivo di Yu-Gi-Oh, Alice e Kirito di Underworld, la storia ha ritrovato un po' di quell'hype che aveva promesso a tutti noi fin dall'inizio di Aincrad, che era poi stata smarrita qui e là. Certo, non siamo a livelli estremi, non è il miglior anime di sempre, direi però che rispetto alle precedenti stagioni si è fatto decisamente meglio. La seconda parte, fidatevi di me, lascerà a bocca aperta a tutti voi. Finalmente un cattivo che non lo è solo di nome, personaggi più scavati psicologicamente come abbiamo già visto con Yu-Gi-Oh e Alice. Quest'ultima tra l'altro verrà molto trattata anche nel nuovo arco. E una vera e propria guerra alle porte, come ci suggerisce il titolo. Se avete smesso di vedere S.A.O. qualche tempo fa, la nuova stagione, quindi Alicization in generale, almeno un'opportunità se la merita. Per i fan invece, quanti di voi hanno voglia di vedere Alice spaccaculi, Asuna in Underworld e il futuro di Kirito? Beh, io non vedo assolutamente l'ora. Food Wars, un anime che nonostante l'argomento ha stregato tantissime persone. La quarta stagione è ormai alle porte. Un finale del manga che ha creato un polverone enorme in giro per il web. Nonostante io non legga l'opera cartacea e non mi informi sull'opera cartacea, calcolate che le voci sono arrivate addirittura a me. Sarà in grado l'anime, tornando indietro di qualche passo, di alleviare quantomeno il broncio delle persone? Spero vivamente di sì, dato che Food Wars ci ha sempre dato un livello molto alto di intrattenimento. Spero che questo finale, tanto discusso, non rovini tutto. Comunque Soma è di nuovo pronto a cucinare insieme a tutti noi e insieme soprattutto ad Erina. Tra cucina, cibi squisiti, Erina fanservice e tutte le fight culinarie che ci aspettano, la quarta stagione promette veramente bene.
ultima, ma non per importanza, la terza stagione di Psycho-Pass, anime che personalmente ho apprezzato molto, ma di cui ho sentito poco parlare. Stavo veramente aspettando da tanto la sua terza stagione. Non vedo l'ora di scoprire la nuova avventura di Kogami e quali altri pazzi psicopatici che stanno per commettere un crimine dovrà affrontare. Ma soprattutto voglio sapere chi sarà e come sarà il cattivo di turno. Ho apprezzato spesso i cattivi di questo anime, spero che anche la nuova stagione non ci deluda. Non so cos'altro dire su quest'opera, in quanto tra i 5 nominati oggi è probabilmente quello meno aspettato da tutti. Nonostante questo, personalmente vi direi di recuperarlo il prima possibile. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e se è così invito a lasciare un mi piace, un commento e ad iscrivervi se ancora non lo siete. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, un saluto a Tia, ciao ragazzi!